Hasta la vista ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati con la storia di un personaggio. Immagino abbiate già capito il personaggio perché è scritto nel titolo del video. Quindi parliamo di Alastor Moody. Piccola premessa prima di iniziare: tutte le informazioni sono state prese dai libri e dalla wiki di Harry Potter. E quindi non ci sono molte informazioni in più riguardo il personaggio di Alastor Moody. Non ci sono approfondimenti di Pottermore, non ci sono cose che ha detto la Rowling, o almeno non ci sono molte cose dette dalla Rowling in più. E dirò alcune cose che sono semplicemente mie supposizioni. Però comunque quando le dirò lo capirete che sono mie supposizioni. Possiamo benissimo iniziare. Non sappiamo esattamente la data di nascita di Alastor Moody. Sappiamo che è nato sicuramente prima del 1960, perché se no... Sicuramente prima del 1960, sicuro. Nasce in una famiglia di puro sangue e tutti i suoi parenti e genitori hanno percorso la carriera di Alastor Moody, hanno percorso la carriera di Auror. Tutta la famiglia è rinomata per essere degli ottimi Auror e lo stesso Alastor Moody, più avanti vedremo, diventerà lui stesso un Auror. Allora, frequenta la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. A Hogwarts ovviamente si fa riconoscere per la sua spiccata intellettualità e capacità magica, infatti guadagna tutti i suoi gufo e prende eccezionali in tutti i mago necessari a diventare un Auror. E da lì, finito Hogwarts, di cui non ho ancora detto la casa perché nessuno sa la casa di appartenenza di Alastor Moody, però se riflette un attimo capisce che è molto coraggioso, ma comunque molto cauto, tranquillo e capace di notare e vedere il pericolo. Quindi non è un coraggioso all'avventura come un Grifondoro, ma un coraggioso alla Serpe Verde, ed è anche molto dentro alle arti oscure in quanto Auror. Quindi secondo me, molto probabilmente supposizione mia, Alastor Moody fu un Serpe Verde. Comunque, abbandonato Hogwarts, percorre i soliti studi necessari al diventare Auror, quindi al praticantato al Ministero della Magia, a tutti i corsi, i test che deve effettuare, e le soprattutto con grande capacità, diventando poi alla fine il più grande Auror dell'epoca moderna. Parallelamente al suo percorso da Auror, intraprende anche una carriera, fra virgolette, all'interno dell'Ordine della Fenice, creato da Albus Silente in persona. Fu uno dei membri fondatori, uno dei primi membri e anche, diciamocelo, il membro più capace fra tutti, lasciando da parte Silente, insieme anche a McKinnon, comunque alla gente un po' più forte dell'Ordine della Fenice. E sia per il Ministero sia per l'Ordine della Fenice, che all'epoca avevano più o meno interessi in comune riguardo la battaglia contro Voldemort, i suoi seguaci e le arti oscure in generale, fu uno dei membri, sia dell'Ordine che del Ministero, più capace nell'affrontare i pericoli delle arti oscure, avendo anche la possibilità di uccidere i Mangiamorte dati dal Ministero, di utilizzare le maledizioni senza perdono contro i Mangiamorte. Comunque Alastor Moody cercò di usarlo il meno spesso possibile, cercando di catturarli vivi piuttosto che ucciderli. Però alcune volte non è potuto andare così, infatti ad esempio Evan Rosier ha dovuto ucciderlo anche se, come dice lui, si è portato via un pezzo del suo naso, lo stesso Rosier. Oltre ad aver perso il suo naso, in quel periodo perse anche la gamba e poco più avanti perse anche l'occhio, mettendo poi un occhio magico di un bru elettrico che lo porterà ad essere chiamato con il soprannome di Malocchio Moody. E poco dopo la fine di quel periodo nero e burrascoso andò, diciamo, in pensione. Questo periodo molto difficile, molto duro, sia per Malocchio che per tutte le persone, lo segnò molto. Davvero tanto, infatti dopo quel periodo iniziò ad avere sempre molta più cautela in tutto quello che faceva. Ha iniziato a mangiare solo le cose preparate da se stesso, bere dalla sua fiaschetta, essere molto più cauto con le persone, cercare di non essere mai avvicinato, anche con i regali. Una volta ha ricevuto un orologio a cucù, ma lui pensava fosse un uovo di basilisco. Diciamo che ovviamente dei traumi come quelli, tutto ciò che ha visto Malocchio Moody, ovviamente un po' ti manda fuori di testa, anche se Malocchio Moody non è mai impazzito, è soltanto diventato estremamente cauto, quasi diventando imbarazzantemente cauto su alcune cose. Comunque, per quanto riguarda il suo lavoro da Auror, riuscì a uccidere anche, riuscì a uccidere Evan Rosier, a catturare Dolov, a catturare Igor Karkaroff e moltissimi altri seguaci di Lord Voldemort. Probabilmente fu la persona che ne catturò
e ne uccise, diciamo, anche la maggior parte fra tutti. Fra le due guerre, ovvero fra la prima guerra, quella di cui abbiamo parlato adesso, e poi la seconda, quella che conosciamo maggiormente in quanto vissute in pieno da Harry Potter stesso, si dedicò soprattutto al lavoro di ufficio, nel ministero non fece più lavoro attivo, ma soprattutto per quanto riguarda il Wisengamot, quindi guardò tutte le sentenze, tutte le condanne dei vari mangiamorte, prendendone parte anche alla votazione. E non è mai stato uno che ha voluto dare una seconda possibilità alle persone. E anche questo mi fa pensare che è un pochino un po' più serpeverde. Secondo me è stato un serpeverde, non lo so, non si sa. Più avanti magari la Rowling ce lo spiegherà bene. Durante il quarto anno di Harry Potter a Hogwarts, Albus Silente chiese gentilmente, in quanto non aveva più nessuno a cui chiedere di diventare professore di difesa contro le arti oscure, chiese allo stesso Alastor Moody di prendere quel posto. Nonostante questo, Alastor Moody non insegnò neanche un giorno della sua vita. Infatti, poco prima dell'inizio di Hogwarts, venne catturato da Barty Crouch Jr. insieme a Codaliscia, messo in un baule dello stesso Alastor Moody, tolti dei capelli e rimpiazzato dalla figura di Barty Crouch Jr. Perché questo? Perché Lord Voldemort stava prendendo potere, aveva bisogno di qualcuno che li portasse Harry Potter vivo per poter fare la pozione per riprendere in toto il proprio potere, e questa persona non era altro che Barty Crouch Jr., di cui potremmo parlare in un altro video perché sennò adesso divagherei troppo con la sua storia. Alastor Moody si è passato all'incirca 8-9 mesi all'interno del baule, mangiando a stento, senza la gamba, l'occhio e le varie protesi, e con una bella chiazza vuota nei capelli, in quanto ogni tot doveva prendersi qualche capello, Barty Crouch Jr., per poter bere la pozione polisucco e continuare a interpretare il ruolo di Alastor Moody. In questo periodo Harry Potter però si avvicina molto al fake Malocchio Moody, imparando anche molte cose. Probabilmente è il secondo insegnante di difesa contro le arti oscure da cui ha imparato di più dopo Remus Lupin, anche se dal Remus Lupin ha imparato soprattutto a fare l'Expecto Patron e a non avere mai niente a che fare con un avvincino, quindi non è che ha avuto tutto sto insegnamento da parte sua. Probabilmente ne ha avuto di più contro le arti oscure e le maledizioni da parte del fake Alastor Moody. Dopo questo periodo di segregazione all'interno del proprio baule, ovviamente Alastor Moody non poteva che tornare ancora più cauto, più attento, più paranoico di prima, ovviamente. Ma dato che in quel momento serviva una persona autoritaria, forte e capace, dato che Lord Voldemort ormai era tornato a pieno potere, l'Ordine della Fenice richiama a sé Alastor Moody, pronto a combattere, come sempre fortissimo come un vecchio leone, torna e inizia a fare le sue missioni, grazie al suo mantello dell'invisibilità fasullo fatto con il camuflone e con un incantesimo di disillusione, capace di dare ordini a destra e a manca a tutti, anche a una giovane ragazza molto amica e molto cara ad Alastor Moody, in quanto Alastor non ha mai avuto una famiglia. Possiamo dire che l'unica sua figlioccia o figura simile sia stata Nymphadora Tonks. Infatti è da quando lui era al ministero che prende sotto la sua ala questa giovane ragazza Metamorph Magus. La cresce, gli insegna tutto quello che sa e alla fine ne forma una gran bella Auror. Diciamocelo, è una gran bella Auror, che poi si andò a sposare con Remus Lupin, ma tutto questo ne parliamo in questo video qua sopra. Tornato quindi al lavoro insieme all'Ordine della Fenice, ma lontano dal Ministero della Magia, anche perché in quel momento c'erano dei diverbi abbastanza interessanti fra Albus Silente, quindi l'Ordine della Fenice, e il Ministero, inizia a compiere numerose missioni per conto dell'Ordine della Fenice. Ora, non vi so dire neanche una missione riguardo l'Ordine della Fenice, a parte l'andare a prendere Harry Potter a casa e il portarlo all'Espresso per Hogwarts. Più o meno era un tassista alla Storm Moody in quel periodo, ma probabilmente no. Ovviamente avrà fatto molto altro per l'Ordine e per la causa dell'Ordine della Fenice. Ad un certo punto, nel corso del quinto anno a Hogwarts di Harry, Ron e Hermione, Harry ha la brillantissima idea di andare all'ufficio misteri per salvare Sirius Black. Sì, arrivato all'ufficio misteri capisce che era una trappola, wow, cioè è arrivato che era una trappola, e si trova davanti una dozzina di mangiamorte. Vabbè, non possiamo farci niente. Perciò l'Ordine della Fenice interviene per aiutare Harry e i suoi amici, cosa che sarebbe stata assolutamente non necessaria. E anche questo ha portato alla morte di Sirius Black, però vabbè. Arrivano Malocchio Moody
insieme agli altri membri dell'ordine, ingaggia una furiosa lotta contro i Mangiamorte, utile solo per il fatto che alla fine della lotta il mondo magico intero viene a conoscenza del fatto che sia ritornato Lord Voldemort. Durante questa battaglia noi sappiamo soltanto che Malocchio Moody combatté contro Anthony Dolov e ne uscì un po' malconcio, infatti venne sconfitto da Anthony Dolov senza morire per fortuna, ma rimase comunque soggiogato dalla forza di Dolov. Ora, Dolov da un lato viene preso per il culo da tutti nel mondo della magia in quanto viene confuso da Harry, Ron, Hermione, viene un po' preso a cazzotti da tutti, ma come Mangiamorte è il più bastardo, penso. Poco più di un anno da questo avvenimento, sempre dopo più di un anno da questo avvenimento, a Hogwarts i Mangiamorte riescono a penetrare. Grazie al piano ingegnoso di Draco Malfoy, arrivano sulla torre di astronomia e riescono a uccidere Albus Silente. Ora, alcuni i membri dell'Ordine della Fenice erano a protezione della scuola, ma non Alastor Moody. Chissà cosa stava facendo Alastor Moody? Non possiamo dirlo, non lo sappiamo, avrà avuto qualche altra missione per conto dell'ordine. Sa di fatto però che dopo la morte di Albus Silente è lui che prende le redini del comando dell'Ordine della Fenice. Per prima cosa imposta delle misure di protezione al numero 12 di Grimmauld Place, dato che Severus Piton, colui che ha ucciso Albus Silente e tutti pensano abbia tradito tutti, è a conoscenza della locazione ed era anche un custode segreto. Dopo la morte di Silente è diventato custode segreto. Perciò, aspettandosi il rientro a Grimmauld Place di Severus Piton, Alastor Moody lascia un incantesimo Languelingua all'interno di una figura polverosa a forma di Albus Silente, che se non rispondi giusto ti arriccia la lingua se sei Albus, solo se sei Piton ti arriccia la lingua. E forse è per questo che Piton non è riuscito a dire agli altri Mangiamorte che era lì Grimmauld Place, anche se bastava scriverlo su un foglietto come ha fatto Silente. Però vabbè, la magia è varia e basta e non possiamo mai conoscerla appieno, e a volte ci sono un po' delle stronzate. Essendo anche ancora a capo dell'Ordine della Fenice ed essendo anche la persona più valida a esserlo, la più coraggiosa, la più capace e la più saggia, diciamo, è anche colui che organizza il trasporto di Harry Potter da Private Drive alla Tana, seguendo una mezza idea di Mundungus Fletcher, usando la pozione Polisucco per fare 7 Harry Potter. Infatti Malocchio Moody si prende lo stesso Mundungus Fletcher per tenerlo d'occhio, e anche consapevole del fatto che Lord Voldemort, se fosse stato in allerta, sarebbe andato direttamente da lui. E questo è ciò che accade. Voldemort va direttamente da Malocchio Moody sulla scopa, Mundungus si spaventa, si smaterializza, un attimino destabilizzato da questo e avendo di fronte un Lord Voldemort che sa volare senza scopa, testa o altro, si prende una maledizione in faccia, cade dalla scopa e muore. Una morte un po' triste, un po' vuota, un po' facile. Avrei voluto un duello contro 5 Mangiamorte, ne abbatte 4, ma alla fine cade. Però comunque è stato ucciso da Lord Voldemort in persona, altrimenti difficilmente sarebbe potuto rimanere ucciso o estremamente ferito o gravemente ferito. Ovviamente il ministero è in subbuglio e non dà notizie della morte di Alastor Moody, perché avrebbe voluto dire che comunque Lord Voldemort era talmente potente da poter distruggere anche un elemento, il più grande Auror della storia moderna, e questo sarebbe stato segno di una brutta amministrazione del ministero e anche di un brutto periodo pronto ad avvicinarsi. Il ministero cercava di essere un po' più leggero riguardo la questione. Il corpo non venne mai ritrovato dai membri dell'Ordine della Fenice, ma venne ritrovato probabilmente dal ministero / Mangiamorte. Infatti l'occhio di Malocchio Moody venne utilizzato da quella stronza di Dolores Umbridge, che trovate il video qui sopra, mettendolo sulla porta per controllare più o meno tutto il suo piano, prendendosi la sua area da capo del ministero, non essendo comunque nessuno, essendo solo una stronza. Però vabbè, sto divagando contro Dolores Umbridge, che odio con tutto me stesso. Questa è la storia di Malocchio Moody, Alastor detto Malocchio Moody. So che non è molto più di quello che già sapevate, probabilmente avendo anche solo semplicemente letto i libri, probabilmente più per chi ha visto solo i film. Comunque spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like a questo video, come al solito vi dico di guardare la descrizione del video, apritela, per Dio apritela, che trovate tutti i link, trovate il link al canale Telegram, trovate i link alla pagina Facebook,
trovate i link alle pagine Facebook affiliate al canale. Per oggi è tutto. Pigna, pizzicotto, manicotto, tigre.